La paura è come un'altra persona che ti cammina accanto, giorno dopo giorno. Non te ne liberi mai del tutto. È l'unica certezza che abbiamo. Benvenuti, amici del mistero e del brivido. Oggi ci addentreremo nelle oscure e misteriose pagine di un'icona del fumetto italiano, Dylan Dog. Pronti a scoprire i segreti di questo affascinante indagatore dell'incubo? Allora mettetevi comodi, perché ci aspetta un viaggio tra mostri, misteri e un pizzico di ironia. Tiziano Sclavi nasce il 3 aprile del 1953 a Broni, un piccolo comune in provincia di Pavia. Sin da giovane, Sclavi dimostra una fervida immaginazione e una passione per la scrittura. Inizia la sua carriera come giornalista, ma presto si rende conto che il suo vero talento risiede nella creazione di storie. Negli anni 70 Sclavi entra nel mondo dei fumetti, all'inizio collaborando con piccole riviste e pubblicando racconti molto brevi. La sua capacità di fondere il reale con il surreale e il macabro lo distingue immediatamente dagli altri autori. Uno dei suoi primi lavori importanti è la serie di Altai e Johnson, co-creata con Giorgio Cavazzano, che gli permette di affinare il suo stile narrativo unico. Ma è negli anni 80 dove Sclavi raggiunge il suo culmine, con la creazione appunto del personaggio di Dylan Dog. Ispirato da autori come Edgar Allan Poe e Stephen King, Sclavi concepisce un personaggio perfetto che incarna le paure dell'uomo moderno. Dylan Dog diventa presto il suo capolavoro, un fumetto che non solo racconta storie di mostri e di fantasmi, ma esplora profondamente la psiche umana. Sclavi non è solo uno scrittore di fumetti, è anche un romanziere e sceneggiatore. Tra le sue opere letterarie spiccano Della morte e dell'amore, da cui è stato tratto il film omonimo, e Nero, un romanzo noir che mescola mistero e introspezione. Il suo stile è caratterizzato da una scrittura poetica e malinconica, capace di evocare immagini vivide e di esplorare le profondità dell'animo umano. Sclavi è anche noto per la sua riservatezza. Nonostante il suo grande successo, ha sempre mantenuto un profilo molto basso. Questo ovviamente ha alimentato il fascino intorno alla sua figura. È risaputo che abbia una natura schiva e riflessiva, che preferisce lasciar parlare le sue opere piuttosto che esporsi personalmente. L'alone di mistero e il fascino che lo circonda viene alimentato anche da una delle sue passioni. Sclavi infatti ha rivelato di avere una passione per i collezionabili macabri come teschi e scheletri, e che spesso li utilizza come fonte di ispirazione per le sue storie. La sua casa è quasi come un museo del macabro, un luogo dove l'orrore e la fantasia si fondono in un unico spazio creativo. La sua carriera ha avuto un grande impatto nella cultura pop italiana. Dylan Dog non è solo un fumetto, ma è un fenomeno culturale che ha ispirato milioni di lettori, autori e disegnatori. Ha introdotto temi come la paura dell'ignoto, il rapporto con la morte e l'importanza della memoria, temi che sono diventati fondamentali nel panorama culturale italiano. Con la sua penna e la sua immaginazione ha creato un universo che continua a vivere e evolversi, affascinando nuovi lettori e appassionati di ogni età. La sua eredità nel mondo dei fumetti e della lettura horror è indiscutibile, e noi non possiamo far altro che ringraziarlo di averci regalato un personaggio così straordinario. E da dove viene il nome Dylan Dog? Sclavi ha ammesso che l'ispirazione arriva da un mix tra il poeta gallese Dylan Thomas e il suo cane. Dog. La prima storia, L'alba dei morti viventi, introduce subito un personaggio complesso, un ex poliziotto tormentato dai suoi incubi, che decide di diventare un indagatore dell'incubo. E chi non vorrebbe un lavoro così? Forse qualcuno che vuole dormire sonni tranquilli. Prima di parlare ulteriormente della storia di Dylan Dog è essenziale però conoscere l'editore che ha reso possibile tutto ciò. La storia della Sergio Bonelli Editore inizia nel 1940, quando Gianluigi Bonelli, un prolifico scrittore e sceneggiatore, fonda la sua casa editrice, originariamente chiamata Redazione Audace. Inizialmente la casa editrice si concentrava su fumetti di avventura e western, un genere molto popolare all'epoca. Nel 1948 Gianluigi Bonelli crea uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano, Tex Willer.
Tex diventa un successo straordinario e getta le basi per quello che sarà il futuro della casa editrice. Nel 1957 la casa editrice cambia nome in Edizioni Araldo, mantenendo il focus sui fumetti di avventura. È in questo periodo che Sergio Bonelli, figlio di Gianluigi, inizia a lavorare nell'azienda di famiglia, portando con sé nuove idee e una visione moderna. Sergio, utilizzando lo pseudonimo di Guido Nulitta, crea personaggi di grande successo come Zagor e Mr. No. Nel 1986 la casa editrice cambia nuovamente nome, divenendo, di fatto, Sergio Bonelli editore. Questo segna l'inizio di una nuova era, con l'introduzione di fumetti che esplorano generi diversi e tematiche più adulte e complesse. Tra i collaboratori storici, oltre che Tiziano Sclavi, troviamo nomi come Alfredo Castelli, creatore di Martin Mister, e Claudio Nizzi, sceneggiatore di Tex. Ma Dylan non è solo. A fargli compagnia nelle sue avventure c'è il suo fedele assistente, Grucio, un sosia del famoso comico Grucio Marx, che spara battute a raffica e aiuta Dylan nei momenti più critici. Tipo quando Dylan si dimentica la pistola a casa. Grucio, con i suoi baffi e il suo sigaro, è una fonte inesauribile di umorismo surreale. Pensate che il personaggio è stato creato proprio su insistenza di Sclavi, che voleva un elemento comico capace di stemperare i toni cupi delle storie. E ha funzionato alla grande, direi. Grucio è diventato un'icona a sé stante, con le sue frasi celebri e le gag che accompagnano ogni indagine. È come dimenticare l'ispettore Block, il burbero ma affettuoso poliziotto che rappresenta un po' la figura paterna per Dylan. La loro relazione è un mix di rispetto, affetto e innumerevoli tazze di tè. Un altro personaggio ricorrente e affascinante è Xabaras, il nemico giurato di Dylan. Un geniale ma folle scienziato che sogna di trovare l'immortalità. Il loro rapporto è complesso e pieno di colpi di scena, ma non spoileriamo troppo, se non avete letto nulla riguardo a Xabaras. Ma cosa ha reso Dylan Dog un fenomeno di culto? Forse la sua capacità di mescolare horror, filosofia e un pizzico di introspezione. Dylan non è solo un indagatore dell'incubo, ma un uomo tormentato che riflette sulle grandi domande della vita e talvolta anche solo sulla pizza che ha ordinato il giorno prima. O una donna, con cui è stato il giorno prima. Un personaggio forte, ma molto umano, colmo di sicurezze, certo, quanto di paure. Un personaggio che affronta indicibili orrori, ma che soffre di claustrofobia. In diverse storie lo vediamo affrontare spazi ristretti con grandi difficoltà. Questo lo rende ovviamente ancora più vicino ai lettori. Il nostro indagatore dell'incubo ha anche una passione per la musica, e spesso nelle storie possiamo vedere riferimenti a classici del rock e del blues. L'Alba dei Morti Viventi, Johnny Freak, Morgana, La Zona del Crepuscolo, Il Lungo Addio, Mater Morbi sono solo alcuni dei volumi più celebri di Dylan Dog, volumi che lo hanno consacrato come uno dei fumetti più importanti del panorama fumettistico. Il successo è stato tale che Dylan Dog ha venduto milioni di copie sia in Italia che all'estero, portando ovviamente a vari adattamenti, tra cui film e videogiochi. Parlando di film, il primo adattamento cinematografico, l'abbiamo citato prima, è stato appunto Della Morte e dell'Amore, nel 1994, diretto da Michele Soavi. Anche se non è un adattamento diretto, è basato sul romanzo di Sclavi, appunto, e ha come protagonista Rupert Everett, che ha ispirato il volto di Dylan Dog. La pellicola è una miscela di horror, umorismo nero e romanticismo, con una colonna sonora memorabile di Manuel De Sica. E non dimentichiamo gli adattamenti live action fatti dai fan, per la maggior parte disponibili gratuitamente su YouTube. Uno dei più celebri è sicuramente Dylan Dog, Vittima degli eventi, di Claudio Di Biagio e Luca Vecchi, a cui hanno preso parte anche alcuni attori italiani più conosciuti. Un film concepito, scritto, diretto e creato da personaggi del web, che riesce ad avere un estremo rispetto per l'opera originale di Sclavi. Ricordo che riuscì a fare personalmente i miei complimenti a Claudio Di Biagio ad una delle ultime edizioni del Napoli Comic Con a cui sono stato. Nel 2011 è arrivato Dylan Dog Dead of Night, un film hollywoodiano con Brandon Root nel ruolo di Dylan. Purtroppo il film ha ricevuto recensioni miste e non ha convinto del tutto i fan del fumetto originale, forse a causa delle libertà prese rispetto al materiale di partenza. E no, se lo chiedete a me, non è piaciuto per niente. E per quanto riguarda i videogiochi, beh, Dylan Dog non è stato certo più fortunato. Ce ne sono veramente pochi e tutti sviluppati da Simulmondo. Dylan Dog Gli Uccisori e Dylan Dog Attraverso lo Specchio. Due giochi ispirati a due albi che, a dispetto del periodo e dello stile di programmazione, hanno venduto veramente bene.
Nel corso degli anni Dylan Dog ha visto collaborare alcuni dei più grandi nomi del fumetto italiano, tra questi artisti come Angelo Stano e Claudio Villa, che hanno dato volto e vita ai suoi incubi su carta. Poi abbiamo Giampiero Casertano, che ha contribuito con il suo stile inconfondibile a numerose storie memorabili, e Bruno Brindisi, altro nome di spicco, che ha lavorato su molte delle avventure di Dylan Dog, dando vita a tavole dal grande impatto visivo. E per quanto riguarda il futuro, Dylan Dog continua ad evolversi con nuove storie che esplorano temi moderni e inquietanti. Nel 2019 è stato annunciato un reboot della serie, con il coinvolgimento di Roberto Recchioni come curatore editoriale. Questa nuova fase ha introdotto cambiamenti significativi, molti dei quali accontentano i fan storici più di altri. La serie continua a riscuotere un discreto successo, affrontando tematiche contemporanee come il terrorismo, l'immigrazione e la crisi economica, ma sempre attraverso la lente dell'horror e del soprannaturale. Il team creativo ha introdotto nuovi personaggi e vecchie conoscenze, mantenendo alta l'attenzione dei lettori storici e attirandone di nuovi. Per i più appassionati ci sono voci su un nuovo progetto multimediale che potrebbe includere non solo fumetti, ma anche una serie TV e ulteriori esperienze interattive. Insomma, l'indagatore dell'incubo è più vivo che mai. Bene ragazzi, questo era il secondo video della nostra trilogia horror per questo Spooktober. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per supportare il nostro lavoro su YouTube, ma basterebbe anche solo un'iscrizione, un like o un commento per far capire all'algoritmo che facciamo roba buona. Quindi se vi piace questo nostro progetto, se vi piace quello che avete visto o sentito, non tenetevelo dentro, eh? Facciamolo sapere un po' a tutti. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate scoperto magari qualcosa che non sapevate. E scrivetemi nei commenti qual è la vostra storia preferita di Dylan Dog. E ricordate che gli incubi possono diventare realtà, ma con un gruscio a portata di mano che vi lancia la pistola, potrebbe non esserci nessun problema.